Ciao a tutti, nuovo video. Rieccomi in una versione più struccata che truccata, ma questi giorni va così, quindi portate pazienza. Siamo di nuovo alle prese con i prodotti finiti. Fortuna che io quando ho aperto il canale, ai miei primi video, avevo detto che non farò sempre il video dei prodotti finiti perché insomma non mi davo una scadenza fissa, quindi non sapevo quanti ne avrei accumulati. Fortuna che avevo fatto questo pensiero perché sono sempre qui a parlare di prodotti finiti. Non so, ma va in questo modo e quindi ogni volta che la busta si riempie, io ve ne parlo. Partiamo veloci e un po' a caso. Allora, primo prodotto che ho terminato è questo detergente delicato di Natura Bella, vedi? È con estratto di avena sativa, d'agricoltura biologica, e è un detergente delicato per mani e sederino. È un detergente ovviamente per bambini. Io l'ho preso da Eurospin, credo che sia appunto una linea che si trova, non so se solo da Eurospin o comunque in alcune catene di questo genere. Mi è piaciuto. È un detergente effettivamente delicato, non mi ha seccato particolarmente le mani, io l'ho usato appunto solamente per le mani, non l'ho trovato neanche meraviglioso, il profumo è delicato, sì, mi è piaciuto, lo potrei anche riacquistare trovandomi a fare la spesa lì. Niente di esilarante, però neanche male. Un altro prodotto che ho finito è lei, la Brezza Fiorita di Bioficina Toscana. Ve ne ho parlato in un post sul blog, l'ho usata quest'estate, mi è piaciuta. È un prodotto che io ho usato soprattutto dopo la doccia, similolio, diciamo. Non l'ho usata per rinfrescarmi durante la giornata, quando ero fuori, queste cose qui, perché secondo me comunque un po' di oleosità la lascia. Quindi io preferivo andare a massaggiarlo e non lasciarlo solamente depositarsi, insomma, sul viso e lasciarlo così, sul viso o sul corpo. Io preferivo proprio massaggiarlo e l'ho usato soprattutto sul corpo. Mi è piaciuto appunto, lo trovo un prodotto veramente estivo, decisamente. Come ho scritto sul blog, l'unica cosa è che questo sarebbe un prodotto appunto da portare con sé per rinfrescarsi durante la giornata e io non l'ho trovato adatto a questo scopo, anche perché perde un po' prodotto dal dispenser e quindi non è proprio perfetto per quello scopo, andrebbe un po' rivisto, però per il resto mi è piaciuto. Questo mi era stato inviato da Bioficina Toscana. Poi un altro prodotto finito, il Fitoroom, sempre lui, ormai è lo shampoo del cuore del mio fidanzato. Questa era la seconda confezione, ce n'è già una terza in bagno pronta per essere usata. Gli piace un sacco, gli lascia la cute bella idratata, non gli fa problemi di forfora, quindi super promosso. Sempre parlando di capelli, ho finito questo balsamo di Natura Line, olio di mandorle, olio di Inca Inci, non so cosa sia, per tutti i tipi di capelli. Oddio, non so perché capelli, perché secondo me veramente è inutile. Non mi è piaciuto, non districa, ne serve parecchio. No, 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 no e no. Questa sarebbe la linea Conad Bio, diciamo, di prodotti bio. Io ho provato il balsamo labbra che all'inizio mi aveva fatto orrore, poi sono riuscita a usarlo, però comunque non andrei a riacquistarlo. E questo qui che non è stato certo una bella scoperta. Sto usando lo struccante e anche quello non mi sta piacendo, quindi penso che mi fermerò lì con i test. Ho finito questo gommage delicato all'aloe vera di Verochier, ve ne avevo parlato già in un video. Questo non mi è dispiaciuto come scrub, per me è veramente ridicolo perché non scrubba il nulla, però lascia la pelle bella idratata. Io lo usavo al posto della crema sulla parte superiore del corpo, quindi questo mi è piaciuto. Un altro prodotto finito è lei, sempre lei, la lozione Ricci Morbidi di Bioficina Toscana, la vedete tagliata, ho usato proprio tutto quello che c'era, mi piace sempre, questa la uso soprattutto l'estate, poi di solito durante l'autunno e inverno faccio una pausa perché mi protegge i capelli veramente benissimo, mi aiuta anche comunque per lo styling, è un prodotto che io ormai adoro, anche se ho notato che effettivamente usando lei e la Ricci Definiti, i capelli, come diceva Simon, ve l'ho già detto in un video, mi si annodano leggermente di più, però chiudo anche gli occhi perché a me piacciono parecchio, quindi chi se ne importa. Appunto, visto che ho finito lei, vi faccio vedere anche la sorellina, sempre Ricci Definiti. Stavolta non ho tagliato la confezione perché l'altra volta quando l'ho fatto ho rischiato di tagliarmi un dito, quindi l'ho tenuta così, però finita anche lei. E ne ho già un'altra perché ve l'ho fatto vedere che l'ho acquistata in uno degli ultimi haul.
Finita anche questa Centaven crema gel per le gambe, per la circolazione, comunque anche dei principi anticellulite, quindi una cremina che ho usato, sto usando perché ne ho un'altra confezione e devo dire che mi è anche piaciuta e mi sta anche piacendo. Finiti loro i dischetti Cotton Plus, quelli struccanti con l'olio d'argano e la vitamina E, ve ne ho già parlato in una recensione apposita, questi mi sono piaciuti di più rispetto a quelli all'aloe che non trovo particolarmente struccanti, siccome parecchi di voi mi hanno fatto notare che si tendono a sfaldare quando si tolgono dalla confezione. Io ho provato a essere meno attenta nello staccarli perché, sinceramente, visto che sono solo tratteggiati e non sono già staccati uno a uno, io facevo con attenzione, tenevo giù gli altri, diciamo, ne prelevavo solo uno e poi staccavo. Effettivamente, staccandoli senza troppa attenzione si sfaldano, questo è vero. Io non me ne ero resa conto proprio perché in queste cose di solito faccio abbastanza attenzione. Poi, ho finito questo solvente per smalto unghie Cyan, ho acquistato, riacquistato più e più volte, mi piace anche il fatto che abbia l'erogatore così che mettete il cotoncino e schiacciate. Adesso ho acquistato quello Benecos che ancora sinceramente non ho provato, se non per togliere uno smalto che avevo sui piedi e non mi è sembrato né troppo efficace ma neanche così schifoso come alcune di voi mi avevano detto, però ovviamente mi riservo di provarlo con altri smalti quando ricomincerò a mettere lo smalto. Questo comunque mi piace sempre, non escludo che in futuro lo riacquisterò. Ho finito il classico deodorante delicato Vivi Verde Coop, non vi dico più niente, a me piace, piace e continua a piacere. Terminato anche questo struccante delicato occhi dell'Oreal, questo credo fosse un campioncino che mi avevano dato da Small, ideale anche per occhi sensibili, alla Provitamina, insomma uno struccante che strucca e l'ho finito. Finito anche questo detergente delicato di Bioficina Toscana, ce n'è giusto una goccina, questo è quello al finocchio come profumazione, va bene sia per il corpo che per l'igiene intima, io l'ho usato per le mani e per l'igiene intima, mi sono trovata bene, la profumazione effettivamente è forte, a me non dispiace ma neanche mi stravolge, non l'ho trovato, l'ho trovato sì delicato ma non mi ha conquistata, quindi non credo sinceramente neanche che lo riacquisterò. Vorrei provare quello di Alchimilla al bambù, ma sinceramente io in questi detergenti non trovo mai niente di chissà che esilarante. Nel gel detergente delicato, invece quello della linea Bimby, quello veramente ha un qualcosa in più. Questi qui, sì, buoni, delicati, lavano, sono appunto non sono aggressivi, però neanche tutta sta cosa. Un altro prodotto finito è lui, sempre a proposito di detergenti intimi, il vecchio gel detergente di Cyan che si acquistava da Lidl, adesso ha cambiato la formulazione, non è più così, non ha più un inci buono come prima, questo io ce l'avevo in casa da una vita, l'ho terminato, è andata così, pace, mi dispiace perché era un buon prodotto, mi piaceva, l'ho acquistato veramente tantissime volte, costava pochissimo, però a volte li tolgono e non si capisce perché. Poi ho finito questa confezione di olio di ricino, io uso ormai l'olio di ricino per le sopracciglia da anni, mi piace molto perché comunque ho visto degli effetti pazzeschi, mi aiuta a far ricrescere le sopracciglia, d'estate lo uso meno. Perché con il caldo non mi piace usarlo la sera, adesso però ricomincerò a usarlo, ne acquisterò un altro. Quello che avevo ancora in questa bottiglietta l'ho usato per fare un olietto per rinforzare le unghie, che in effetti si sono rinforzate, adesso le ho proprio tagliate ieri, limate ieri, perché erano un pochino lunghe, avevo paura che al lavoro si rompessero, però la situazione sembra essersi sistemata. Poi ho terminato questa crema che avevo da una vita in casa, infatti c'è ancora l'adesivo dello Schlecker che non esiste più da un bel po', vedete qua il prezzo dello Schlecker, era una crema di Forsan, la centella e ipocastano, sempre per le gambe, per la freschezza, sì, una cosina così, niente di che, ce l'avevo in casa, ho detto finiscila perché se no te la porti fino nella tomba.
Un altro prodotto finito in due versioni, quindi la mini taglia e la full size. Questo poteva essere un prodotto da campioncino acquisto, ma sinceramente non avevo neanche tanto da dire, quindi te lo metto nei finiti e ciao. Il Talasso Scrub di Geomar. Mi è piaciuto, ha una consistenza che comunque mi piace molto perché è granuloso ma anche oleoso, fa una piccola schiumetta quando si va a applicare, un po' come il suo fratellino, quello illuminante, però non mi lascia la pelle bella idratata. E quindi sì, se lo trovassi in offerta potrei riacquistarlo, però sinceramente io voglio un prodotto che mi lascia la pelle più idratata. Sempre a proposito di scrub, ho finito anche questo, il mare addosso concentrato di mare, che avevo acquistato al Sana, o meglio che avevamo acquistato tutte e tre al Sana, Sara, Laura ed io. L'ho terminato in un batter d'occhio, veramente sono 100 ml ma è durato pochissimo, io l'ho usato 3 volte. Anche questo è molto scrubbante, a parte la profumazione che è deliziosa, veramente buona, e poi non è neanche troppo forte. L'ho usato però veramente poco, ha un'ottima azione scrubbante. Anche questo non è particolarmente idratante, però se la prima volta mi è sembrato proprio poco idratante, la seconda devo dire che mi ha abbastanza colpita, soprattutto per la parte superiore del corpo, che me l'ha lasciata comunque bella morbida e compatta. Per le gambe no, però è l'unico prodotto finora che io sono riuscita a usare su tutto il corpo e a massaggiare ben bene, quindi potrei anche pensare di riacquistare il prossimo anno, insomma, oppure magari se ci saranno anche al Cosmo Prof, non lo so, insomma, quando avrò occasione di trovare di nuovo questo prodotto, di acquistarlo in full size, perché così da 100 ml veramente dura un cavolo. Però con un formato più grosso mi piacerebbe da usare ogni tanto più su tutto il corpo. Un altro prodotto finito, anzi due, su questi non mi dilungo perché vi ho appena fatto un video, i due prodotti Tata Harper, il detergente e la crema a viso, ve ne ho già parlato, mi sono piaciuti, meno la crema da pazzi invece il detergente, tanto che prima o poi lo riacquisterò verso Natale, penso. E comunque due buoni prodotti che, se avete modo di provare in confezioni piccoline, vi consiglio assolutamente. Poi ho finito questo piccolo sample di crema corpo, burro corpo, alici e latte di pecora, mi sembra, di Organic, che mi ha mandato Nati. Io avevo provato un altro burro corpo, sempre Organic, un'altra profumazione in sample, e mi era piaciuta molto la consistenza. Però non usando tanto creme corpo, non avevo pensato di andare magari a acquistarlo in full size. Tant'è che avevo degli altri campioncini che credo di aver dato a Giulia, Kina Yoshimoto, per insomma da testare, perché lei usa più le creme corpo rispetto a quanto non le usi io. Nati mi ha mandato questo e mi ha detto di usarlo anche per le mani, e infatti io l'ho usato per le mani e mi è piaciuto veramente tantissimo. Ha una profumazione molto buona, molto delicata, per niente fastidiosa, lascia le mani belle rimpolpate, belle morbide, mi è piaciuto tantissimo. Potrei pensare al Cosmo Prof se ci sarà di nuovo lo stand di acquistarla. Poi finite le solite strisce depilatorie strap, le solite veline soft dream, sempre che prendo da Eurospin. Finito un blush, questo, il Silky Touch Blush di Essence, questo era il 30, Secret It Girl. Cioè, mi stavo impegnando ad usarlo da quest'estate, poi però quando ho preso il blush Wycon ho usato perennemente lui, e quindi mi sono resa conto un po' di tempo fa che era ancora lì da terminare, perciò mi sono messa giù di impegno e l'ho finito, sono molto contenta. Un altro prodottino che ho finito, sempre make-up, è questa matita per sopracciglia Prestige. Questa ve l'avevo parlato già nel video appunto sulle sopracciglia, la usavo in combo con un'altra matita perché da sola non mi piace, appiccica i peletti. L'ho finita, era una matita automatica di quelle che si girano, insomma, così non la riacquisterò perché appunto da sola non mi piace, e quindi no, l'ho finita, sono stata brava e basta. Un altro prodotto make-up è questo correttore Wycon. Adesso io qui lo sto cercando sto cercando di ripulire la confezione, ma non credo di riuscire a farlo di più perché dove riesco comunque a fare forza è sempre questa zona qui. Quindi è finito, è liquid concealer nella colorazione 04, l'ho usato veramente per tutta l'estate.
Mi è piaciuto, non copre benissimo, però per una coprenza comunque quotidiana, per tutti i giorni, quando non serve un effetto perfetto, ci può stare e potrei anche riacquistarlo. È fatto così con il classico applicatore Simil Gloss, quindi un prodotto che vi consiglio. Un altro finito è questa mini taglia di olio di vino di Caudalie. Questa era nel kit che mi aveva regalato mia mamma l'anno scorso, prima di Natale. Ero curiosissima di provare questo prodotto, l'avevo lì da un bel po', l'ho usato appunto come olio dopo la doccia, solo però sul corpo, perché sul viso l'ho usato una volta, ma non mi ha convinta, anche perché la profumazione è bella forte, è buona, però è forte, si sente, a me sul viso dà fastidio. Sul corpo mi è piaciuto tantissimo, lascia la pelle bella morbida, l'ho usato solo sulla parte superiore perché per le gambe lo trovavo sprecato. Buono, veramente buono, non credo che lo acquisterai in full size perché costa parecchio e questi profumi così forti a me sinceramente non fanno impazzire. Però se invece a voi piacciono gli oli molto profumati, super consigliato. Ho finito anche questo burro cacao La Vera, questo è al melograno, è appunto il balsamo per le labbra Repair, mi sembra. Mi è piaciuto, l'ho trovato veramente un buon prodotto, ma l'ho finito in un batter d'occhio, veramente in pochissimi giorni, quindi sinceramente non andrei a riacquistarlo perché l'ho finito troppo in fretta. Un altro prodotto che ho finito troppo in fretta è questo. Burro labbra di Natura Equa, con burro di cacao e olio essenziale di arancia dolce di Sicilia. Allora, questo ve l'ho fatto vedere nel video Sogno Bio, video haul. Mi è durato veramente 10 giorni, cioè pochissimo. Allora, cosa dire? Profumazione delicata, mi è piaciuta parecchio, la confezione è piccina, quindi non si riesce a scaldare bene il prodotto con il dito, io andavo proprio a prelevarlo, bisognerebbe farlo con la spatolina, sì è vero, io non lo faccio con la spatolina, lo faccio così e basta, mi dispiace, tanto lo uso in casa, insomma, con le mani pulite, mi è piaciuta come consistenza, mi è piaciuto parecchio come consistenza perché lascia una bella patina sulle labbra, comunque idratante e anche bella persistente, anche se bevete, se mangiate rimane e questa cosa mi è piaciuta, non ha praticamente profumazione, non ha sapore, quindi questo mi piace e non va proprio a togliersi quando parlate, appunto quando bevete, quando mangiate. Io l'ho usato soprattutto la notte e mi ha tenuto le labbra belle idratate per tutta la notte. Negli ultimi giorni poi ho voluto testarlo anche in casa durante la giornata proprio per sapervene parlare un po' meglio. Mi piace, non mi piace appunto che duri così poco e non mi piace il fatto che vada proprio scavato così. Preferirei magari un prodotto come quello di Sante che basta proprio scaldare con il dito e applicare velocemente, però la consistenza veramente ottima, è uno dei migliori in barattolino che ho provato, quindi quello sì. Potrei riacquistarlo perché tanto costa poco sui 3,50 euro, però insomma, considerando che in 10 giorni poi finisce. Ultimo prodotto, un prodotto jolly direi, è questa mousse schiuma da barba delicata di La Vera. Questa ovviamente l'ha usata il mio fidanzato, gli avevo preso anche la crema insomma dopo barba, quella gli era piaciuta parecchio, questa invece non gli è piaciuta perché dice che, cioè mi ha detto che non aderisce bene alla pelle e non permette più di fare la barba nel modo migliore e quindi fa un po' attrito e rischia di tagliarsi, insomma, e di non riuscire a arrivare in tutte le zone del viso. Questo è quello che mi ha detto lui. Non lo so se i vostri fidanzati, mariti, fratelli, insomma, uomini di casa hanno provato questo prodotto e sanno dire degli altri pareri. Basta, direi che anche per oggi abbiamo finito abbastanza prodotti, adesso vado subito a buttare il tutto, fatemi sapere voi se avete provato qualcosa di queste cosine qui, se avete altre cose da dirmi ovviamente tutto nei commenti, ci sentiamo qui sotto, vi mando un bacio grande, vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video, vi ringrazio anche per le iscrizioni che stanno se sempre crescendo e grazie veramente di cuore, un bacio gigante e alla prossima. Mua! Ciao!